Ragazzi, siamo giunti all'ultima missione, partiremo per Roma, cioè no, in realtà ci sono già, però nel gioco partiremo per Roma per l'ultima missione, ovviamente nella cripta di San Pietro, e quindi zio Mario ci darà il via libera. Roma chiama, Ezio, fammi sapere quando sei pronto a partire. Te l'ho detto adesso, verso Roma. Ed eccoci qua, città eterna, 1400... 99. Cazzo, 11 anni dopo i fatti di Forlì, tantissimo. Vabbè, questa sembra veramente poco Roma. Vabbè, quella è Castel Sant'Angelo. Poi c'è San Pietro più là, però ovviamente la mappa di Roma avremo modo di assaporarla nel corso di Brotherhood. Adesso non possiamo rifiutare la tana del lupo. Andiamo a fare questa missione. Entra il Vaticano, questa ragazzi è Roma, questo è Ponte San Pietro. Laggiù c'è un tempio che non so cosa sia. E di sicuro oggi non c'è più quello. Ovviamente ripeto, è una Roma costruita un po' così, in Toscana diremmo alla pippa di Lonzone. Però, ripeto, Brotherhood avremo modo di assaporarla come si deve. Salto ascensionale. Oh, che fame di uccisioni che c'ho adesso. E ora mi sa che la faccio proprio così, sapete? Ma è sparito il tizio. Tizio? Cazzo, mi dai ricercato a Roma che non è un free roam. Loro non hanno visto nulla. Fantastico. Dai, muovetevi su. Sarà lo sgarro di qualche nobile. Conosco. Eccolo! L'ho già visto. E zitto. Apriamo il portone. Vabbè, in questa prima parte possiamo anche farci vedere, poi dopo cambierà la situazione. Mia veloce. E due. Vabbè, andiamo avanti. Sarà lungo qua il tragitto, su tutte le mura del Vaticano, fate voi. Fuori un altro. Il nostro livello di ricercato ovviamente cresce nel tempo, perché mi pare anche giusto. Quella, non vi spaventate, San Pietro in costruzione, perché ovviamente in quegli anni lì era in costruzione. Laggiù ci dovrebbe essere l'isola Tiberina, che non si vede da qui. Adesso che ci abito voglio fare l'esperto, no, non è vero. Lo conosco, mi so così. Lo conosci? Allora vieni, te lo faccio assaggiare. Ma dove diavolo è? Sta scappando, fermatelo! Tu con le armi lunghe mi devi stare lontano, capito? Ma quante medicine c'ho? 14, a voglia. Oh, e basta! Ah.
Scherzi col fuoco. Chi è con le frecce? Ah, tu con le frecce. Sei veramente un fenomeno proprio. Nice. Andiamo avanti, va. Non siamo giunti alla fine, non vi preoccupate. Assassino! Ah! Là, prendiamolo! Ti bastardi! Non sfuggirai stavolta. Ops. Eccolo! Dai, mettetevi in posizione. Lo vedo! Là! Non salta! Vai, vai! Ma non salta il bastardo! Vai, vai! Perciò non corriamo rischi! Aspettiamo il momento giusto! Prendetelo alle spalle! Fuori! Guarda che ci rimetti tu a far così, eh! Parte dall'attacco. Palo. Guardate come abbiamo fatto a pezzi quel del medico. Sì, cavallino, viene meno, non ti preoccupare. Allora, ma mi devi spiegare perché non salta. Cioè, ma non salta di tuo oppure... Non salta di suo, fantastico. Cavallo è servito a tantissimo, vedo. Dove pensate che venga? Laggiù! Là! Là! Aspetta, che faccio così. Ah, oh, che bello. Prendetelo alle spalle mentre io lo tengo occupato. Gli arcieri, ragazzi, sono veramente delle pippe assurde. State calmi. Conficcato e poi... Hai usato col... Ah! Volevo vedere io! Mi ha raccolto l'arma così, che cazzo! Che qua c'è da fare il giro palese? No! Dun 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 dun. Non volevo sprecare la salute, però vabbè. Allora te la cerchi proprio. Dannazione, prendetelo! E casca di sotto, cazzo. Anche tu passi a miglior vita. Ok, ci arriva là. Abbastanza easy. Mucchio di fieno e andiamo avanti. Li voglio uccidere veramente tutti. Eccolo, lì, lì. Vabbè, quello con la mano lunga è morto, bene così.
pazienza, dovrà prendere dei rischi. Oh, tutti insieme hanno colpito. Alzatelo, prendetelo alle spalle. Liscio. Mettiamola alla prova col vecchio trucco del cane. Oh. Qual è il vecchio trucco, scusa? Funziona il vecchio trucco, vedo, Continua a prendere i calci nei coglioni, mi raccomando. Ripeto, scherzi col fuoco, sì, ti bruci. Altro punto di controllo raggiunto. Possiamo inaugurarlo tranquillamente così. Siamo sempre più vicini a San Pietro. Non mi hanno visto, ma mi hanno sentito sicuro. Fuori. Addio. Fermatelo, ragazzi! Diavolo. Cosa cazzo stavi per fare, zii? Laggiù! Facevi fargli l'ultima missione per una cazzata assurda. Quando mi sta sulle palle quando fa così, ragazzi. Madonna, devi ucciderlo subito, repentinamente, così, cioè cazzo duro. Ops, silenzioso. Se non scendi diventa giù, subito. La, la, si, do, re, mi, fa, sol. E namo. Fare un altro e via. Ma vi divertite proprio a prendere cazzi nel culo, Ora che? Ora cosa? Dai, chiamate anche Bruti, forza. Tanto mancano solo loro. Ora! Prendetelo! Sì, non è un pivello. Andacchiamolo in su. No, non è un pivello. Lo so che non è un pivello. Preso da dietro proprio. E uno con l'arma lunga in meno. Oh, me l'ho scansato però. Se brutti qua vanno abbattuti il prima possibile. Dovrà prendere dei rischi. Colpiremo allora. Tu non ti devi permettere. Tu proprio pezzo di merda, non ti devi permettere. E adesso sono contro tre colossi. Ma io però, io faccio premo X per scansarli, mica per giocare. Cioè, nel senso, colpitelo e schiacciatelo. Ma non sarà facile. Oh, lo devo prendere sempre per forza, Adesso sei rimasto da solo. E allora le pigli. E continua a prenderle. E le pigli. E muori. Rinnoviamo la salute e andiamo avanti.
Ok, da qua non bisogna più farsi vedere, mi raccomando, ragazzi. E quante volte succederà? Un botto, sicuro. Mai premere X in prossimità dei monaci, perché sennò rubi i soldi loro. Certo che come io c'entro, però vorrei anche uscire. Misericordia, pietà. Misericordia, sto cazzo, e stai lì fermo. Ok, bisogna unirsi a quel cerchio di monaci. Questo è easy. E allora, interagiamo. Corallo l'ho lasciato perdere, ragazzi, perché è veramente inutile. Allora, sono in tre. Uno dovrei abbatterlo adesso. Però va in sincro con l'altro. Diavolo! È mai possibile! Mai un giorno di quiete! È così mai. Fuori! Ma da dove che... Ok. Via! Devo andarmene di qui! Fuori! Devo andarmene di qui! Correte! Dannazione. Sono impazziti! Devi andarsene! Folli! Pazzi! Sono un po' nella merda, ragazzi! Devo andarmene di qui! Ma abbastanza nella merda! Presto, fuggiamo! Follia! Una terra, tre vivi. Devo andare, via! Via! Maledizione! Devo andare, via! 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 Questo è sano? Di gruppo? Via! Questo è sano. Via! Maledizione! Follia! Questo pure. Folli, pazzi, devo andarmene di qui! Non uccidetemi! Lasciatemi andare! Dannazione, meglio andarsene! E allora... Così. Sono voglio impazziti. Restarne fuori! Fuori! Pietà! Non uccidetemi! Santa croce! Proteggimi! Vediamo se riusciamo a fare tutto silenziosamente. Uccidi Rodrigo Borgia senza farti scoprire. Grazie al cazzo, cioè fosse facile. Devo andarmene di qui. Credo in unum Deum, Patrem Omnipotente, Factorem Celi et Terra. Visibilium omnium. Sta preghiera qua, ragazzi, io non sono religioso per niente, però è, penso, la preghiera più bella che ci sia. È lunga, difficile da imparare, però penso sia la preghiera più bella di tutte. Credo in un unico Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose possibili e impossibili, visibili. Come cazzo faceva? Non factum consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Wow, boom! Filato liscissimo, ragazzi. Pensavo di aver superato tutto questo. Fa un caldo assurdo! Invece no. Ho atteso troppo a lungo. Perso troppe cose. Requiescas in pace, bastardo! Non credo proprio. No, è vero, c'ha lo scettro lui. Pronti al battaglione finale? E adesso si moltiplica, tipo, come Al-Mualim moltiplicò... Moltiplicò, italiano. Moltiplicò gli avversari di Altair. Voglio resistere. Capisco. Grazie di avermi portato la mela. Non c'è di che. Vai a farti fottere. Go fuck yourself. Sempre combattivo, come tuo padre. Beh,
Gioisci pure, ragazzo, perché lo rivedrai molto presto. La Cappella Sistina, ci sono stato, cioè, bellissima. Come vuoi. Perché un Ezio c'ha il cappuccio rosso? Un potere immenso. Ma se credi che ti possa salvare, sei un illuso. Chi la vuole la tua salvezza? Metti via quel bastone, coglionazzo. Ti farò a pezzi, assassino. Ma prendi gli altri, Ezio, non prende solo me. Cazzo, ho tolto un solo coso di vita. Quanto? Ops. Di poter continuare così. Mica non ti uccido. Credo che un colpo toglie tanto, Non puoi fermarmi. Certo, c'è una fisica a sto gioco molto rivedibile, ma si sapeva. Però è bello anche per quello, lo amiamo anche per quello. Oh, così. Fai bene a temermi. Lascia combattere gli altri. Gira dietro. Non puoi fermarsi. Ma mi ha ucciso Ezio. Bastardissimo. Quanto credi di poter... A posto. Cioè, a posto un cazzo, in realtà. No. Non avrei mai. È finita, Rodrigo. Smetti di combattere e farò in modo che la tua morte sia rapida. Davvero, Ezio? E tu al posto mio ti daresti per vinto così facilmente? E mo si moltiplica lui. Vediamo di scoprirlo. No. È vero, tipo adesso scompare e riappare, una cosa del genere, assurdo. E ora mi occuperò di te. Oh merda. No. Venite a prenderlo, poverino. Dov'è il passaggio segreto? Dov'è? Ah, ok, qui. Sarà la battaglia finale, sicuro. Se no, non si spiega. Di qua, sorry. Assassina Rodrigo Borgia. Sì, è semplicissimo, una cazzata, eh. Vero? Il luogo è mai questo. Una cripta. Apriti, maledetta! Apriti! È finita, Rodrigo. Ma secondo te è senza bastone? Niente più antichi malfatti. Niente più armi. Vediamo di che pasta sei fatto, vecchio. A pugni! Come iniziamo? Che cos'è che vuoi dalla cripta, Rodrigo?
Non sai che cosa è custodito all'interno? Vuoi dirmi che il grande e potente assassino non c'è ancora arrivato? Arrivato a che cosa? Dio. Lì dentro c'è Dio! E cos'è Dio? Ti aspetti che io creda che Dio vive sotto il Vaticano? Esatto. L'ubicazione più logica che un regno tra le nuvole, ne convieni? Circondato dai cori degli angeli. Un'immagine deliziosa, certo. Ma la verità è mille volte più interessante. Supponiamo... Tanto morirai così. Cosa pensi che farà quando aprirai quella porta? Non mi importa. Non voglio approvazione. Voglio il potere. E adesso lo vedi il potere. Qualunque cosa attenda oltre quel muro. E poi l'avrei sconfitto tipo già 5 volte e lui non è ancora morto. E vi spoilerò che non morirà per mano di Ezio. Dovrebbe essere onnisciente e onnipotente. E tu credi che due vecchie reliquie possano nuocere? Tu non sei nulla, ragazza. La tua immagine dei creatori viene da un vecchio libro. E bada bene, è un libro scritto da uomini. Ma se sei papa, come puoi rinnegare il testo centrale della tua fede? Conversazione da bar questa? Non ti facevo così ingenuo. Sono diventato papa perché mi dava l'accesso. Mi dava il potere. Adesso lo confessa. Io creda una singola maledetta parola di quel libro ridicolo. Tutte menzogne. Deve finire il dialogo prima. Come ogni altro testo. Di poter finire lui. Negli ultimi 10.000 anni. Affonda quella là. Ma no, è vero, c'è la regola. La regola del mani nude. Non puoi. Non puoi. È il mio destino. Il mio. Io sono il profeta. Non lo sei mai stato. Falla finita allora. No. Ucciderti non mi ridarà la mia famiglia. Ho finito con te. Nulla è reale. Tutto è lecito. Requiescat in pace. No, requiesci in pace, mi sa. Non requiesci in pace. O forse sì. Requieschiamo in pace. 10.000 fiorini. La tana del lupo, ragazzi. E adesso c'è il finalone.